Prologo di Castelgoffredo, Lara Fezzardi. Buongiorno, bentrovati. Di nuovo con noi. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339 e ricordo anche che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live, quindi potete usare anche questi mezzi sia per seguirci che per scriverci, soprattutto Facebook, intendo dire per scriverci. Allora, dunque, parliamo di qualcosa di dolce? Parliamo di qualcosa di amaro, ma che è molto dolce. Che vuol dire aromatico, però. Sì. Allora, finalmente è arrivato... No, ribadiamolo, perché amaro sta per aromatico. Aromatico, questo è un'erba aromatica che ha questo vezzo, questo retrogusto leggermente amarognolo e quindi nella storia si è semplicemente chiamata erba amara. Questa erba amara è il nostro gioiello di casa col quale facciamo appunto il tortello amaro che ormai è giunto alla sua 23esima edizione e quindi dal 13 al 16 di giugno, dalle 19 fino alle 23, siamo appunto al Parco La Fontanella, a Castelgoffredo Mantova, per poter festeggiare in modo dignitoso e decoroso questo grande evento. E per noi chiaramente la Proloquo è il nostro fiore all'occhiello, quindi è la serata, sono le serate le più importanti dell'anno, sono quelle dove concentriamo tutte le nostre risorse e stiamo progettando anche quest'anno una piccola novità all'interno del menù. È una novità proprio con il gioco di parole che abbiamo fatto all'inizio sul dolce, quindi una piccola variante nei dolci. Ci sarà, lo annunciamo in assoluta, per la prima volta in assoluto, il sorbetto all'erba amara. Quindi questo è un sorbetto senza alcol, quindi chiaramente un bellissimo finale di pasto che può essere adatto sia per bambini che per gli adulti. Anche perché tra l'altro ci aveva raccontato che l'erba amara ha delle caratteristiche appunto... L'erba amara è una continua sorpresa, noi abbiamo appena finito un evento dedicato appunto alle erbe e con le quali abbiamo scoperto appunto le varie evoluzioni e Maria Rosa Marchiella che ci ha seguito in questo percorso ci ha raccontato appunto di quante siano le proprietà dell'erba amara e di quanto sia preziosa come tipo di erba, proprio perché tutte le erbe, quindi non solo l'erba amara ma anche le altre erbe a fondo amarognolo, sono estremamente benefiche per il nostro corpo, per cui io lo dico sempre, è chiaro che c'è dentro il burro, il formaggio, sono altre cose, ma l'erba amara è sicuramente un buon prodotto che ci fa molto bene, oltre ad essere chiaramente molto gradevole al palato, quindi questa è una delle cose che ci porta fortuna, insomma è chiaro che mangiare prodotti che fanno stare bene, che ci danno soddisfazione al palato e alla mente è chiaramente il massimo del connubio, sì. Perché tante volte ci sono delle cose che fanno molto bene ma che non sono così gradevoli, così buone, mentre questo è veramente un grande piatto riconosciuto da Slow Food da ormai 3 anni, quindi siamo anche molto molto orgogliosi di portare avanti questa idea della comunità del cibo, del tortello amaro, che ci sta facendo fare dei percorsi interessanti. Mi ha fatto venire in mente il dipinto, non la cattiva medicina, l'autore non mi viene in mente. Non lo conosco. Vabbè, comunque invece il tortello amaro, l'erba amara fa bene ed è buona, quindi è esattamente questa la caratteristica. Ecco, avremo la possibilità nel nostro bookshop di poterla acquistare perché, come diciamo sempre, senza una piantina di erba amara, che è una piantina anche molto facile da gestire, che comunque è un'erba aromatica, quindi si sa come si fa a gestire le erbe aromatiche, non può partire il famoso gioco dell'erba amara. Il gioco dell'erba amara è un libro, ma è soprattutto una grande invenzione che ci stiamo portando avanti, che è quella di progredire, di sviluppare una serie di ricette all'infinito, io dico, perché va dal dolce al salato, con questo ingrediente madre che dà una caratteristica incredibile, diversa e particolarmente gradevole a ogni cosa. Noi ad esempio i capunsei, che sono qui di zona, non sono tipici di Castelgoffredo ma di paesi molto limitrofi, chiaramente li facciamo con l'aggiunta di erba amara, perché anche quelli prendono un'altra storia, un altro sapore. Ecco, quindi il gioco il gioco dell'erba amara è appunto questo testo, il libro, dove ci sono, dove c'è raccontata un po' la storia del nostro percorso sul tortello, che tutto quello che abbiamo studiato e imparato in questi anni, ma ci sono un sacco di ricette fatte da grandi chef stellati e da tanti cittadini di Castelgoffredo, perché avevamo fatto appunto una sorta di invito a tutti i cittadini inviando 3.000 lettere e abbiamo ricevuto un sacco di ricette che sono poi presenti, le più valide, le più importanti sono presenti proprio su questo testo, che è un testo da 10 euro, quindi è veramente un giocattolino da questo punto di vista. Parlando di gioco, un giocattolino ci sta.
Benissimo. Allora, abbiamo detto dal 13 giovedì, al 16. Da giovedì 13, quindi per 4 serate, solo la sera, che è un'altra cosa che ci chiedono tutti, ma non riusciamo a fare il pranzo, quindi solo la sera dalle 19 in poi, e ogni sera sarà caratterizzata chiaramente dal menù a tutto tondo sull'erba mare, che è l'unica volta durante l'anno che si può avere un menù di questo tipo, perché chiaramente il tortello amaro ormai fa parte della nostra tradizione, a Castelgofredo lo si trova sempre, soprattutto la prima domenica di ogni mese, dove ci sono i libri sotto i portici, che ormai è diventato un evento straordinario e riconosciuto. Ma l'unico vero momento dove si può fare un menù in verticale, come si dice in gergo, è sono la festa del tortello amaro, quindi questi 4 giorni, e ogni giorno sarà animato anche in maniera diversa, perché abbiamo appunto un parco della Fontanella dove c'è anche una pista, c'è un parco e quant'altro, per cui avremo 4 serate diverse di musica, sia da ballare sia da ascoltare. Quest'anno abbiamo cercato anche in questo senso di fare una scelta di un certo tipo, quindi aiutare, stimolare artisti secondo noi già di grande qualità, che sono poco conosciuti al pubblico e che hanno molto da dare, molto da dire sullo spettacolo. Quindi noi avremo veramente la prima serata, è la solita serata del latino americano, con una serie di scuole che fanno delle performance, delle esibizioni, oltre alla possibilità chiaramente di ballarlo per il pubblico. La seconda serata invece sarà una serata dedicata al jazz, la terza dedicata al music soul 70-80 fino agli anni 2000, e poi dolcis in fundo il nostro DJ di casa, DJ Arcangelo, che è un grande animatore e tutte le volte inventa delle performance dedicate a Tortello Amaro, che noi stessi rimaniamo a bocca aperta, perché è veramente un artista a tutto tondo. Mi sono perso la prima cosa. La prima è il latinoamericano. Latinoamericano. Esatto, ormai a Castelgofredo, al Parco Fontanella, il giovedì del latino l'abbiamo iniziato noi nel 98-99, per cui ormai è storia anche quella. Veramente, ce n'è per tutti i gusti. Sì, proprio... abbiamo cercato di sì. Noi purtroppo, i nostri amici lo sanno, non siamo amanti del liscio, e quindi le nostre feste non procuriamo liscio, però non preoccupatevi, perché tutte le settimane al Parco delle Fontanelle il liscio c'è, non fatto da noi, ma da altri. Esatto, sono 4 serate, ecco. Giustamente. Non so se chiederle, ma sì, dai, ci anticipa un pochino il menù, lei ha parlato di menù. Allora, il menù chiaramente è... faccia venire fame. Insomma, quasi le 11. Quindi l'orario è anche interessante. Allora, abbiamo il piatto di tortelli amari e sia il normale che il maxi piatto, che è un piatto che io non sono mai riuscito ad affrontare, ma che i nostri ospiti invece prendono con grande facilità. Gli amarissimi, che sono appunto i tortelli amari fatti con un'aggiunta di erba amara per accontentare i nostri amici castellani, quasi un esperimento che doveva durare solo quella stagione, invece continua ad andare avanti perché sono molto molto richiesti, e quindi per chi ha il palato serio, che vuole veramente un tortello amaro come si deve, abbiamo anche gli amarissimi. Poi il brasato, chiaramente fatto con l'erba amara, la polenta amara, e lo straccone del nonno, sempre abbinato con questa polenta concia con l'erba amara. Poi il gelato amaro, chiaramente il sorbetto amaro, che è questo sorbetto meraviglioso, e poi chiaramente un piccolo dolcetto, che è la nostra torta del buon umore fatta con l'erba amara con un filo di cioccolato fondente, per cui veramente un qualche cosa di veramente buono. Esatto. Allora ci fermiamo un attimino a qualche minuto da dedicare. Sì, però, certo, con benissimo. Lara Fezzardi, presidente della Proloco di Castelgofredo, ci troviamo tra un paio di minuti anche per rispondere, vedo, a diversi messaggi che sono arrivati nel frattempo. Arriviamo. Presidente della Proloco di Castelgofredo, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, stiamo parlando del fatto che dal 13 al 16 giugno ci sarà appunto, come si chiama, la festa del tortello amaro? Grande festa del tortello amaro. Grande festa del tortello amaro, dove si trova? Dobbiamo andare a Merano? Non penso. Dove? Siamo qui vicinissimi, siamo a Castelgofredo nel Parco della Fontanella, ormai Parco della Fontanella. Da tradizione, ormai sono 23 anni che la facciamo lì, e quindi i nostri ospiti sanno, dovrebbero sapere appunto, che quello è il posto, anche il posto più antico della città, perché è l'unico angolo dove rimane un torrione delle antiche mura, quindi siamo veramente nel cuore della castellanità in assoluto. Mi piace dire anche altre due cose che sono un po' la novità di quest'anno. Una, che abbiamo appena ricevuto un'intervista da parte di Rai 2 con Gabba Corta, che
verrà proiettato il 14 di giugno, quindi giusto il giorno dopo dell'apertura appunto della grande festa del Tortello Amaro, su It Pray It, che è una trasmissione appunto su Rai 2 alle ore 13.30. E quindi, se avete voglia di saperne di più, di sapere tutti i prodotti, come si fa il Tortello Amaro e quant'altro, devo dire che hanno fatto un'intervista veramente molto interessante dentro il museo MAST di Castelgoffredo. Quindi abbiamo messo veramente un grande prodotto, un grande contenitore all'interno di questa trasmissione, e crediamo che possa essere anche questo un altro motivo di orgoglio per i nostri concittadini. Posso chiedere una cosa? Se uno, che vini ci abbinate? Ecco, questo mi suggerisce chiaramente un'altra novità. Noi abbiamo un partner che ci segue da tanti anni, ma quest'anno abbiamo ricevuto un invito e l'abbiamo accolto volentieri, perché ci sarà il rilancio quest'anno del Tocchi. Il Tocchi è una sorta di Tokai autoctono della zona qui vicino, quindi della San Martino della Battaglia, e loro nel festeggiare la loro rievocazione importantissima il 16 di giugno si abbinano a noi proprio durante la stessa giornata. Quindi di pomeriggio saremo noi a San Martino della Battaglia con la degustazione del Tortello Amaro, e di sera le 6 cantine con i 6 prodotti, quindi le 6 bottiglie speciali appunto della San Martino della Battaglia, verranno degustate durante la nostra cena del Tortello Amaro. In tutte e 4 le serate? Solo la domenica, proprio il 16, che è il finale, quindi il finale col botto, possiamo dire, con questa degustazione speciale, dove ci sarà poi alla fine della serata la possibilità anche di acquistare delle bottiglie direttamente. E vogliamo, siamo orgogliosi di essere partner di questa nicchia di prodotto autoctono veramente di qualità, come fu anni fa il Franciacorta. Quest'anno c'è questo grande rilancio appunto del San Martino della Battaglia. Allora, vediamo a questo punto di leggere i messaggi, tanti messaggi che ha ricevuto. Presidente, Castelgoffredo le deve molto, perché è riuscita a dare un'immagine a tutto tondo della città della calza, le dicono. Io posso solo che ringraziare veramente di cuore. Benissimo. Altro messaggio, vediamo. Dopo che ho sentito il menù devo venire per forza a mangiare, dice Claudio di Peschiera. Questo non ci sono dubbi. Ecco, benissimo. Poi ancora, basta perché mi avete fatto venire l'acquolina in bocca, dice un altro ascoltatore, ascoltatrice. Bene, vedo che anche se la Marognolo funziona anche virtualmente. Esatto. Poi ancora, vediamo, altro messaggio. Lara unica e inimitabile, un vulcano di idee in eruzione. Poi ancora, ho assaggiato per curiosità il Tortello Amaro un po' di tempo fa, adesso sono un appassionato e verrò al Parco della Fontanella a mangiare, dice Elio di Bedizzole. Poi ancora, presidente, finalmente la festa per eccellenza del Tortello Amaro, grazie, dice Maurizio di Desenzano. Poi ancora, vediamo, ancora più, eccola lì, vediamo, Fezzardi, perché non organizza uno spettacolo di Fakir, Mangiafuoco, Danza del Ventre, Lotta con Lottatori Oliati come nel Mille e Una Notte? Ah, vabbè, qualcosa di... Può essere uno spunto per un'estate particolarmente calda, visto che le previsioni sono quelle. Ecco, infatti dice Presidente Fezzardi, un altro, dice, ma salve, quest'estate cosa fate? Punto di domanda. Quest'estate noi siamo subito in tour, sempre per promuovere Tortello Amaro, la settimana dopo infatti saremo a Forlì in Popoli, nella festa artusiana, che è una delle feste più importanti d'Italia, e siamo lì ormai da 7-8 anni. Effettivamente, e ci hanno già telefonato per sapere se saremo presenti, perché alcune persone di zona da Roma in su ci beccano proprio lì, e quindi hanno bisogno di sapere che siamo lì. Ricordiamo a Pellegrino Artusi, il primo gastronomo d'Italia e forse del mondo, veramente un uomo di cultura proprio. Poi vabbè, se vuole lì quello è di ferro, e il tortello al parco, e se piove, ecco, se piove non è un problema, perché noi abbiamo un parco meraviglioso con tanto posto, sono più di 300 posti al coperto, in più c'è un berceau, più c'è la rotonda e quant'altro, e abbiamo purtroppo, come potete immaginare, già vissuto delle esperienze del genere e abbiamo retto il colpo, per cui non fatevi spaventare dal brutto tempo. È chiaro che se il tempo è bello è meglio, però per mangiare Tortello Amaro lo si mangia lo stesso. No, poi basta, adesso sì, ne abbiamo mangiato di acqua, di acqua ne abbiamo già, quindi il vino e i tortelli, che mi sembra più interessante. Il brasato lo fate con l'erba amara? Brasato sempre fatto con, in abbinamento, l'erba amara, sì. Poi che spettacolo
spettacoli fate per la festa del tortello. Beh, va bene, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, speriamo. Latinoamericano, jazz, fusion, la seconda giorno, terzo giorno, musica dance, anni 70-80 fino agli anni 2000, e poi il discorso appunto della musica varia, di intrattenimento dei Arcangelo DJ. Perfetto, poi ancora Fezzardi, ecco sì, no, perché non, questo gliel'ho letto prima, ed è arrivato, si faccia qualcosa di fiabesco, ottima idea, lei è una creativa, dice quindi. Poi ancora, Presidente Lara, Castelgofredo deve diventare un punto importante come riferimento per la scuola di iniziative, manifestazioni locali, eccetera, eccetera, con la sua fantasia, dice Lorella di Brescia, quindi. Ma Lorella è veramente troppo carina nei miei confronti, credo che ci siano altre persone che sanno fare anche e forse di meglio. Io ci metto tutta l'anima e corpo, questo è proprio il mio modo di fare, per cui ho la fortuna di essere presidente da quasi 30 anni, per cui 30 anni ti insegnano anche un sacco di cose, quindi non ho solo dato alla Pro Loco, ma ho molto ricevuto. Per cui, e poi ancora altri messaggi, vediamo, Lara, perché però porti via visibilità alle altre associazioni? Beh, ma non credo. Ma io credo che ci sia spazio per tutti, perché noi chiaramente a Castelgofredo, per quanto riguarda il parco estivo, facciamo un evento, e quindi se pensate che tutte le sere o quasi tutti i weekend sono pieni di eventi, credo che non siamo in una percentuale sbilanciata. È chiaro che la pensiamo molto sovracomunale, questa è forse la nostra forza, quella di pensare di fare qualcosa a Castelgofredo perché la gente venga a Castelgofredo, quindi ragioniamo con un'immagine che supera ogni confine. Poi chiedono perché no una scuola di manifestazioni a Castelgofredo. Perché no? Perché no? Perché no? A parte che bisogna andare a scuola, perché uno non è che, l'abbiamo detto più volte, si mettono quattro tavoli lì, a parte il fatto dove li trovi i tavoli, già uno dice, già si blocca. No, ma poi in ogni cosa io lo vedo soprattutto quando si inseriscono dei personaggi nuovi nel direttivo della Pro Loco, e mi rendo conto lì che sono acerbi su ogni fronte, no? Quindi fare ogni cosa c'è comunque un grande impegno, non, anche adesso dopo tanti anni nulla viene proprio per inerzia, bisogna impegnarsi molto e credere molto, lo dico sempre, bisogna credere all'inizio, non alla fine. Poi, allora, va bene, dunque, poi ancora, tutti hanno manifestazioni, però pochi li hanno di classe, quindi credo che sia un complimento implicito nei vostri confronti, questo proprio. Io non so come ringraziare gli ascoltatori, perché sono veramente tutte le volte è imbarazzante sentirsi fare dei complimenti del genere, e questo mi dà chiaramente molta forza, quindi l'energia io la prendo da voi. Questo è fuori tema, le chiedono anche se il negozio di Mazzano è aperto. Quindi... Il negozio di Mazzano è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19. Ok, perfetto. Allora, siamo in chiusura. Vediamo intanto se arrivano altri messaggi. Intanto comincio col ringraziare Lara Fezzardi, che è la presidente della Pro Loco di Castelgofredo, e le chiedo di fare un bignamino di quello che fate. Allora siamo al Parco La Fontanella Castelgofredo Mantova, dal 13, giovedì 13 fino a domenica 16, dalle 19 in poi noi siamo pronti per farvi degustare l'unico vero menù a base di erba amara. Benissimo, è arrivato un messaggio, dice: presidente, diamoci Cesare quel che è di Cesare, lei fa la differenza. Grazie. Quindi, Lara Fezzardi, presidente della Pro Loco di Castelgofredo, ci vediamo allora per la grande festa del tortello amaro. Vi aspetto. Grazie.